scusa per quanto è successo prima. Luca si è ancora incazzato? Si calmerà. Sì. La sai, una cosa davvero strana. Ho ricevuto un messaggio sulla mia auto scomparsa. Da chi? Non ne ho idea. Chiunque fosse vuole incontrarmi. Sarà sicuro? Hanno scelto il parcheggio a nord della spiaggia. Ci sarà un sacco di gente, ma per sicurezza credi che potresti? Ci sto. Grazie. Ci vediamo lì. Credi che il tizio verrà? Ehi! No, ci mancava solo questa. Aspetta, i messaggi. Non sarà lei? Lo sapremo presto. No, basta così. Non vuoi riavere la tua auto? Esatto, Torres. Vi abbiamo visto con i soldi. Sappiamo cosa state combinando. Pensi di fregarci? Ti sbagli. Quella di ieri notte è stata una pessima mossa. Non vi siete chiesti di chi fossero quei soldi? Di qualcuno che ora è davvero incazzato. Chi? Come chi? Non vogliamo ascoltarla. Frank Mercer. Vi vuole dare una bella lezione. Beh, magari scegli un posto meno affollato. Credi che mi mandi Frank? Non ho mai voluto questo. E adesso è davvero troppo, sta esagerando. E bisogna fermarlo. Non sarebbe il tuo lavoro? Sì, beh, gli faccio rapporto e poi? Credete che non ci siano sbirri a coprirlo? Dall'interno non posso agire, ma da voi non se lo aspetterà. Senti, ci spiace che il tuo capo sia uno stronzo, ma faremo a modo nostro. Grazie. E tuo fratello la pensa come te? Ehi, ferma tutto. Lui non c'entra niente con questa storia. Niente. Sentite, la cosa non finisce qui, lo capite? Io non posso rallentarlo a lungo, quindi dovete fare qualcosa voi e in fretta. Non c'è alternativa. In che modo? Per ora, tenetevi alla larga da me. Vi manderò una posizione. Per fare cosa? Spostano della merce. Seguiteli e vedrete. Il resto sta a voi. Ok, ho ricevuto il suo messaggio. Il posto è vicino al porto. Ci vediamo lì, ok? Dove vai? Voglio saperne di più su Torres. Dobbiamo scoprire con chi abbiamo a che fare. Per fortuna c'era la segreteria. Era Jordan. Ed è incazzata. Che abbiamo fatto? Tutti stanno parlando di Shaw e della sua disfatta. Siamo sotto i riflettori. Cerchiamo di restarci. Sì, giusto. Ehi, in arrivo a destra. Cosa aspettiamo? Seguiamo. Stiamo davvero pedinando uno sbirro. Che può andare storto? Tutto. Potrebbe andare tutto storto. Il messaggio dice dov'è diretto il poliziotto che pediniamo. No, lo scopriremo. Spero di non morire provandoci. Ehi, sta andando nel deposito di container. Non so tu che pensi, ma non mi sembra il posto in cui venire a fare del tutto. Wow, fermiamoci qui. Che stanno facendo? A quanto pare hanno appena lanciato delle chiavi al nostro amico. Se avanziamo ci scopriranno.
Torniamo da dove siamo venuti. Piano! Hai scoperto nulla riguardo a Torres? Non riduci la distanza. Come si inizia a fare robe del genere? Soldi, potere. Suona familiare. Si ferma, parcheggia più avanti. Dobbiamo fare piano, ci vedrà. Ok, via libera. Andiamo. Tu e Luca se vi siete parlati? No. Abbiamo litigato in passato, se ti interessa. Ma mai così. Farò meglio a tenermi alla larga per un po'. C'è qualcosa che non ci ha detto. Qualcosa su lui e papà. Pensavo che fossero uniti. Non hai vissuto con lui? Si sta fermando al magazzino. Accosta e aspetta. Credo che sia la merce. Dovremo correre se vogliamo stargli dietro. Calma, calma! So di chi è questa F-40. Sì, cosa gli è successo? Lo stesso che è capitato a me. L'auto viene confiscata e poi sparisce. Nessuna traccia, nulla. Guarda quest'idiota, si comporta come se la macchina fosse sua. Hanno sporto denuncia. Scomparsa proprio come l'auto. È la nostra parola contro la loro. E la nostra parola non vale un cazzo. Sta svoltando a sinistra laggiù. Stagli dietro ma rallenta. Sembra tutto assolutamente legale. Scopriamo. Non capisci che non è il momento? Queste auto valgono una fortuna. Contro alcune ho gareggiato. Baule pieno di soldi. Non sarà brutto tipo... Piano! Ma che cazzo? Volevamo solo la tua auto. Bastardi.
Avresti dovuto vederlo ieri notte quando l'ho caricata sul camion. Stava per mettersi a piangere. Frank l'avrebbe adorato. Ok, sto con Torres. Fanculo a Mercer. Va fermato. Per farlo ci serve un piano. Ci penseremo. E dare spettacolo, così i media ci noteranno. In questo modo tutti vedranno la merda che nasconde Mercer. Saremo delle leggende con la L maiuscola, figo, no? Ottimo. Allora, come prepariamo questa corsa? Per mettere alle corde quel tizio dobbiamo fare qualcosa di eclatante. Vincere gare, farci un nome, agitare le acque finché la League non ci ascolta. Ci penso io. Ehi! La Lega ha accettato il piano. Ok, forte. Da dove iniziamo? Per prima cosa, devi mettere a punto il tuo mezzo. Dopodiché ci vedremo all'incontro segreto con la Lega. Abbiamo un incontro segreto? Emozionante, vero? Ti mando la posizione, ora vai. Ce l'hai fatta. Ecco Eli e Manta, della League. Ciao. Veniamo al punto. Stasera c'è un evento per lo showdown all'osservatorio. Ci saranno i giornalisti. Andremo alla festa, attireremo l'attenzione, porteremo le telecamere fino all'officina e saremo in prima pagina. Possiamo andare ora? Vengo con te. Sono serio? Stiamo decollando! Credo stia funzionando! Ora è una storia da notiziario! Saluta, ciao ciao! Che ne dici di tenere le mani sul volante? Abbiamo già fatto abbastanza danni. Proprio quando stavo cominciando a divertirmi. L'elicottero del notiziario c'è addosso. Sorridete alle telecamere. Nah, era comunque una festa noiosa. Bastardi, mi avete quasi colpito. Ehi, hey, ciao ciao, si chiama guida chirurgica. Tutti bene? Sì, stanno bene. Abbiamo giusto rovesciato qualche drink, nessun ferito. Rivera, voi come state? Stiamo bene. Ehi, vacci piano. Vai avanti tu. La stampa ci sta alle costole, siamo in corsa verso l'officina.
Dobbiamo solo restare uniti e mantenere l'attenzione su di noi. Per quanto dobbiamo continuare così? Altri 30 secondi. Mi sto divertendo un sacco. E non sto nemmeno guidando. Cavolo, mi farei venire la cervicale. La tua auto è veloce, ma la tua tecnica è imbarazzante. Siamo quasi! È dall'altra parte del ponte! Finalmente! Quando i giornalisti vedranno questo posto, l'intera operazione degli sbirri salterà! Sarà epico! Sorpresa, idioti! Sbirri? Ma come hanno... Portaci via, è un'imboscata! Ricorda che te la sei cercata. Inizia l'inseguimento. Vediamo quanto siete preparati, che marca e modello stiamo inseguendo. È alla guida di una Porsche 911. Sveglia, uno dei nostri è in un inseguimento. Come sapevano dove andavamo? Io non... Vediamo di liberarci. Lo vedi? Stanno inquadrando l'officina ed è vuota. L'hanno ripulita. Rivera, sei finita. Mi hai trascinato in una maledetta trappola. Passiamolo fuori strada. La Liga ha una buona memoria e non dimenticherà mai tutto questo. Ah, il pilota è troppo veloce. Non posso fermarlo da solo. Dovete trovarlo e non voglio scuse. Mercer deve aver scoperto il piano. Chi altro sapeva? Torres ha parlato. Perché l'avrebbe fatto? Quel che importa è che sanno quello che sappiamo noi. E ora proveranno a metterci a tacere noi e chiunque sia collegato a noi. Merda, Lucas! Forza, rispondi! Risponda sempre! Dobbiamo tornare al garage. Lucas! Cazzo, no! Ehi! Va tutto bene, ablami. Va via. Liberiamolo. Che è successo? Che è stato? Sono stato io. Non so che cosa stai cercando di fare, ma adesso basta. Fatti da parte, tesoro. Ho appena iniziato. Ti prego, lui non c'entra niente. Non ti può aiutare. Anacaiate. Sai... Sembra che tuo fratello fosse un dolor e nel culo una volta. Ma tu... Cazzo! Lasciali stare, è colpa mia. Oh, lo so. E come se lo so? Ci sono tante colpe da scontare. Tantissime. Voi due, venite con me. Mi dispiace, Lucas. Mi dispiace. Tranquilla. Ehi, non farmelo ripetere. No! Ti prego, dove li vuoi portare? Andiamo solo in centrale, a fare due chiacchiere. Tu resta qui. Torno subito. Ne usciremo. Ehi, la centrale era lì. Dove vai? Zitta. Guarda. L'hai scoperto. Come? Che vuol dire come? Ci hai incastrati. Qualcuno ha parlato. Voglio sapere chi. Non diremo niente. Non è un gioco. Parla! Vuoi sapere chi è la lingua lunga? Beh, non diremo un cazzo se non ci liberi. Oh sì, invece. Vi farò parlare io. E quando avrò finito, andrò dritto dal tuo fratellino. E chissà se vorrà ancora fare il duro quando mi vedrà fare a pezzi quel suo garage di merda!
Voi state bene? Lucas, sì, tutto bene, andiamo. Forza. Guido io. Mi metto nel pensiero. Su, forza. Un momento. Arrivo. Che diavolo fa? A tutte le unità, agente in difficoltà. Collisione tra pulsar e... Sono sulla scena. Agenti a terra. Ana, presto! I sospetti cercano di fuggire. Fatti da parte, tesoro. Ho appena iniziato. Conosco un posto, Cloud Bank Nord. Tienici lontano dai guai. L'auto ha preso più botte di me. Ehi, Dex, mi serve un favore. Certo, che succede? Potete prendere le mie auto al garage Rivera e portarle a Cloud Bank Nord? Immagino di sì, ma perché? Gli sbirri ci stanno dando la caccia, non possiamo andare lì. Le chiavi sono appese. Prendete le auto, vi mando l'indirizzo quando sarete in strada. Sei con Lucas? Sì. Ok. Conosco il posto. Dove stiamo andando? È sicuro. Fidati. Quindi adesso rubi alla polizia? Torres, il tuo piano ci ha quasi fatto ammazzare. Dammi il portatile e stanne fuori. Lascialo a me. Beh, adesso sono curioso. Dammi il portatile. Ti faremo sapere. Questo è pazzesco. Sarò passata di qui un milione di volte. Che posto è? Quando a casa si litigava, è qui che venivo. Ci venivi spesso? Non dopo la morte di papà. Lucas, cos'è successo? Quella gara. Non ne avevo bisogno, ma volevo sempre di più. Mi beccarono e finì dentro. Feci la mia telefonata. Rispose papà. Ero pronto al peggio. E, beh, pensavo che cosa dirgli. Ma per la prima volta lui non gridò. Rimase in silenzio. Poi riattaccò. E tre ore dopo aspettavo ancora. Pensavo mi lasciasse dentro per darmi una lezione. Trascorsi tutta la notte nella cella a maledirlo e a augurargli cose terribili per avermi mollato lì dentro. Il giorno dopo, un poliziotto mi disse che era morto. Dopo la telefonata aveva avuto un infarto. Avrei voluto dirtelo. Perché tenertelo dentro? Mi sentivo in colpa. Lucas, tu non c'entri niente. Non è colpa tua. Beh, se ci avessi dato un taglio prima, se l'avessi ascoltato... Non ci sono, sì. Sei qui con noi. Adesso. È questo che conta. Ci sono persone che vogliono separarci. Distruggere ciò che rappresentiamo. Ciò che papà ha costruito. Io non lo permetterò.
E tu? Se vogliamo agire, dovrò assicurarmi che abbiamo le auto giuste. Sì. Così si fa. Questo fa parte del piano. Aveva dei nostri video. Ce ne saranno altri dell'operazione. Possiamo incastrarlo e dimostrare alla Liga che noi non c'entriamo niente. Oh, cazzo. Serve la password, è l'unico modo. Beh, proviamo. Mercer è un gatto? Non l'hai detto davvero. Hai un'idea migliore, genio? Io sì. Arrivo.